Saverio Livi, la sicurezza di questo carnevale ormai è diventato una questione saliente. Tanti uomini in campo, soprattutto vostri, ma anche di forze dell'ordine, presidi, luoghi. Qui siamo alle spalle il nostro compound che voi allestite ogni anno. Cosa c'è all'interno? Come si dipana questa sicurezza su Fano? Sì, all'interno ci sono 9 telecamere fisse, 6 dom direzionabili in pratica sul percorso. Ogni anno cerchiamo di fare del nostro meglio, non è così facile, così scontato. Sono 15 giorni che i ragazzi ci lavorano anche, diciamo, giorno e notte per poter arrivare a questo risultato, e i volontari in totale nella giornata sono 118. Questa settimana provengono dal Veneto, la Liguria, il Lazio e l'Emilia Romagna, sono già arrivati tutti, e più una cinquantina sono i nostri, e siamo dislocati su tutti i punti. Noi soprattutto diamo informazione alla popolazione, poi tanti altri, mi sembra che in totale siano 200-220 le persone alla sicurezza. Qui all'interno al COC abbiamo appunto tutti i monitor delle telecamere, le postazioni radio, e con noi c'è anche Croce Rossa, in pratica tutte le forze di polizia, un coordinamento qualora arrivasse una segnalazione. Da qui parte in pratica la soluzione, oppure il concetto di tutti insieme prendere, certo, una decisione. Questo è un po' il cuore di tutta la sicurezza del carnevale fanese. Forze dell'ordine, citiamo anche i Vigili del Fuoco che sono impegnati con diverse postazioni. Qua, esatto. Sì, io penso che i Vigili del Fuoco, mi sembra dal piano in pratica di sicurezza, siano dislocati in 3 posti, così mi sembra 5 ambulanze, che poi vi dirà meglio la Croce Rossa, ma è importante. Abbiamo istituito anche un giornale di bordo, cioè un computer dove, scrivendo la tipologia di richiesta, lo leggono sia i carabinieri, la questura, il 118, ognuno che ha il link accede, può leggersi la richiesta e dare la risposta, quindi che tutti in tempo reale possono vedere sia la richiesta sia la risposta e se il problema è stato risolto. Croce Rossa assieme a Protezione Civile e tutte le forze di polizia ma anche di sicurezza svolge un ruolo importantissimo nella sicurezza, perché soprattutto la salute degli spettatori è importantissima. Sì, siamo pronti, è stato già allestito il punto di primo intervento. Siete pronti anche con le pattuglie mobili? Dopo ci saranno 5 ambulanze pronte per qualsiasi evenienza, dislocate Argo d'Acusso, via Malagodi, via Nino Bixio, di fronte alla palestra Venturini, e una di riserva. In più ci saranno 5 squadre a piedi che copriranno tutto il percorso del carnevale. Ognuna ha un proprio settore, sono tutte collegate con una radio, con il COC. Dal COC partiranno le indicazioni con la sala radio, e in contemporanea siamo anche collegati con la centrale 118. Per cui massimo della sicurezza, di più non possiamo fare.